Ciao a tutti e benvenuti. Faccio un tributo a Bruce Springsteen. Spero non vi dispiaccia. I come down from the valley. Un frullatore di emozioni, momenti unici, scambi di sorrisi e strette di mano. È andata in archivio un'altra edizione del grande mercato delle pulci. Ormai la notizia non sono più i numeri, sempre da record, con 600 espositori e 400 in lista d'attesa, ma i momenti che solo un evento in presenza come questo può regalare. Da Bernardo Lanzetti, ex cantante PFM, che intona una cover, ad Andrea Bindi, il vigile del fuoco poeta, che ha recitato le sue poesie. Riuso, riciclo, ma anche arte. Assolutamente, a me piace chiamarla la poesia del quotidiano, quella di Andrea, ed è il motivo per cui l'abbiamo chiamato. Era qualcosa che parlava, a mio avviso, anche del mercato delle pulci, di chi sono le persone, di quali sono i sentimenti che condividiamo tutti, e poteva essere un bel megafono il suo inquieto vivere su tutti quei momenti e ricordi che ci riguardano tutti. Ognuno porta la sua storia, il suo vissuto, raccontato anche dagli oggetti che mette in vendita. Un banco particolare, da addirittura una luce processionale alle Barbie, quindi di tutto. Siamo, diciamo, poliedrici, ci interessa un po' tutto. Un po' di abiti, un po' di vintage, un po' di cose per la casa e tante cose di giocattoli e Barbie, perché appunto le collezionando le... ce ne ho tante. Qual è secondo lei il fascino più bello di questo mercatino? C'è tantissima gente, si trovano tantissime cose e poi si fanno di belli incontri spesso. Persone che magari si rincontrano anche dopo, si rivedono, che ti vengono a ricercare negli anni, è bello, molto bello, sì. I motivi per cui si sceglie di vendere o acquistare ad un mercato dell'usato, del vintage come questo, alla fine sono gli stessi: dare nuova vita agli oggetti. È il segreto delle cose, cioè le cose trasmettono emozioni, portano storie più o meno piccole, più o meno importanti, e vedo che la gente tocca le cose per cercare di carpire qualche segreto dal passato, dalla poesia che può ritrovare negli oggetti. E l'esercito delle pulci è già pronto per il prossimo appuntamento, il 10 novembre, a Monte San Savino.